potete vedere, non ho in testa la GoPro, ma mi state guardando in faccia. Bene, siamo qui oggi tutti quanti riuniti perché volete scoprire il nuovo mezzo che ho acquistato. Però prima di farvi vedere il mezzo che ho acquistato, che ho qui accanto a me, ma non ve lo spoilerò ancora, quindi rimanete attaccati al video, non skippate, vi devo dire due cose. Io questo mezzo non lo volevo. In che senso che non lo volevo? Nel senso che io stavo risparmiando per potermi acquistare un mezzo un po' caliente, ok? L'idea era quella di comprarmi un mezzo molto caliente a inizio estate, quindi tra 4-5 mesi, insomma, giù di lì. Però, che è successo? L'altro giorno, lunedì, sono tornato a casa dal lavoro e mi sdraio nel letto con la mia ragazza, che salutiamo. Colpa sua se ho comprato questa moto, adesso arrivo al perché. Sdraio nel letto, apro Facebook, Marketplace, scorro, dico, wow, bellina sta moto. Gliela faccio vedere, lei fa, però comprala, io, fra, la compro. E niente, ho chiamato il proprietario, ci ho parlato 5-10 minuti, bonifico inviato, e il giorno dopo, uscito dal lavoro, boom, preso, andato a prenderla a Firenze. E niente, ecco perché questa moto in realtà non la cercavo e non la volevo, però è capitata questa opportunità. E niente ragazzi, adesso vi lascio 2-3 riprese della moto e poi vi spiego perché l'ho acquistata. E niente ragazzi, come avete potuto vedere dalle riprese, ho acquistato un fucking HM50. Mi direte, bro, ma sei matto, perché hai comprato un altro 50 se c'hai già il Phantom? Perché sono un coglione, no, a parte gli scherzi. Ho trovato questa moto ad un prezzo wow, non vi dirò il prezzo, però fidatevi che è un prezzo wow. Più che altro, ha dei problemi questa moto? Sì. E quali sono? Ne avete probabilmente visti dalle riprese, cioè ha le forcelle distrutte da revisionare, quindi ha le manopole distrutte, vabbè, ma queste sono piccolezze, cioè dei cazzo di corni qui, dei cazzo di corni, come cazzo è possibile che sta leva da così è diventata così, una curva U. Questo non è tanto meglio, quello è il problema, ed è l'accossato, come cazzo è possibile, però vabbè, la sella, come potete vedere, anche questa è da cambiare, perché il ragazzo che ce l'aveva prima io penso che l'abbia lasciata sotto le intemperie e sotto il piscio dei pavoni, però va bene così. No, rimettiamola qui, è un po' più bella. Tra l'altro vorrei mostrarvi il filtro, non è che è putrido di più, letteralmente ho preso 6 malattie toccandolo. Ora capite perché comunque il prezzo era un po' competitivo, cioè competitivo, era un po' una merda il prezzo, cioè era buono, vabbè. La moto insieme è una merda. In realtà nemmeno troppo una merda. Perché? Perché comunque è un HM50 e il mercato sui cinquantini ho visto è migliorato tanto. Cioè nel senso che valgono tanto sti troiai qui. Però un altro punto a sfavore, ecco, per l'appunto, sarebbe da cambiare la catena, altre stronzate. C'è il collettore che l'ho buttato via, lo recupero un attimo. Dicevamo, tra i vari problemi che abbiamo c'era anche questo collettore che letteralmente respirava pure la polvere, i detriti di sassi che ci sono nel motore, come avete potuto vedere nelle riprese precedenti passate. E niente, quindi anche questo è da cambiare. Poi un'altra cosa che c'è da cambiare è la ruota, che non ho ben capito in realtà il problema da parte del proprietario. Niente, ho fatto una clip dove prendevo in pancia la mano e c'era uno spoiler dietro che in un video molto futuro vedrete. Però vabbè, a parte quello, stavo dicendo, porello il proprietario, cioè è stata una bravissima persona. Però per farvi capire, questo è uno dei pro della moto, per i più esperti avranno già capito. Però mi diceva che scarico Scalvini. No? Ma mi va benissimo così, io sono contento dello scarico Scalvini. Quindi dicevamo, il problema alla ruota in realtà non so qual è, infatti tra poco, fatta una certa, vado dal mio bro meccanico a capire un attimo come risolverlo. Punti a sfavore, oltre che essere brutta, non ne trovo. Per il resto in realtà ha dei buoni componenti, come avete potuto vedere lo scarico, cioè la pancia è una DRP
e siamo giunti alla conclusione che è una DRP per TPR86, in teoria. Poi va un attimo ricontrollata, però al 90% siamo sicuri che sia per TPR96, 86. Con, tra l'altro, vieni qui. Con, tra l'altro, pure il... Diamo una pulitina che qui, porco Dio. Vabbè, c'è lo schifo. Però c'è pure lo scale, cioè il silenziatore DRP. Ed è il modello vecchio che DRP faceva, quindi comunque un signor scarico. Troveremo il modo per pulirlo e tutto quanto. Però io ripeto, mi è andata di lusso. Questo è un punto a favore della moto. Un altro punto a favore della moto è il double radiators. Abbiamo il doppio radiator. Il coltappo qui in plastica di merda. Aspettate che non vedete. Ora si vede? Ora si vede. Doppio radiators. Un po' messi alla cazzo di cane, ma va bene così. Quindi questo è un grande punto a favore. Mi sono risparmiato dei lindi. Tra gli altri punti a favore, e siamo a tre, continuo a ripetere, abbiamo il manubrio, che è un manubrio comunque realizzato, li conoscevo questi ragazzi, che cazzo ne so. Però il manubrio è 28, questo mi va benissimo. In realtà non è nemmeno storto a prima vista, poi bisogna un attimo capire se è storto o no. Però già avere il... questo cazzo di conduttore, Dio Cristo. Già avere il manubrio da 28... è una spesa in meno su un cinquantino. Anche il gas, buonissimo gas che si può risistemare, eccetera eccetera, perché comunque Tommaselli, buon gas. Tra gli altri punti a favore che troviamo, comunque abbiamo la V-Face, anche se a me non me ne frega un cazzo, perché dovrà essere da Maranzino questo HM, quindi metterò una piatta, poi vedremo, niente spoiler. Poi, cosa troviamo di positivo qui? Lo sporco incrostato, sì, ok, del 2015, penso, non lo so, questo sporco fa schifo. Cioè, vieni a vedere. Cioè, ragazzi, ma che schifo c'è qua sotto? Vabbè, tra le altre cose, comunque, positive che troviamo qui è un carburatore Mikuni 24 che di positivo ha solamente che lo metterò in vendita molto presto, però intanto lo teniamo. Ma soprattutto c'ha un top 85. Bleh, direte voi, perché comunque è un cilindro in ghisa, quindi non è quello che vogliamo noi, non è roba performante. Infatti quello sarà uno dei futuri cambiamenti della moto. Quindi, ricapitolando, la moto fa schifo, ma noi la renderemo un gioiellino. Però, ripeto, per il prezzo a cui l'ho presa è stato un affare, secondo me. Ci sono delle cose da rimettere a posto, come avete potuto vedere, ma lo faremo. Infatti io incrocio le dita e prego che qualche azienda venga in mio soccorso per aiutarmi a realizzare questo progetto, perché comunque è il mio sogno da quando ero ragazzino realizzare un fottutissimo cinquantino cazzuto, ma tanto cazzuto. Io l'HM ce l'avevo già, ecco qui una foto, e non era sto granché, l'ho venduto anche dopo poco averlo modificato. Ho fatto una cazzata, infatti, però ho acquistato il Phantom, il quale mi ha salvato la vita, però vabbè. Questa è un'altra storia. Io spero davvero che qualche azienda mi venga in soccorso, perché qui di cose da fare ce ne sono tante, di video da realizzare ce ne sono tanti, partendo da un po' di ciclistica da rimettere a posto, un po' tanto, ma non mi sale la pressione perché l'ho comprata. Vabbè, passando poi comunque anche per le... ci sarà comunque anche da realizzare la parte estetica della moto, che ci tengo davvero tanto a renderla comunque una moto unica, come voglio io, come desidero. Infatti, aziende, contattatemi se volete collaborations, comunque su Instagram sono famous un pochino. E niente, per poi arrivare comunque a modificare in modo cazzutissimo il motore. E io lo voglio che... vada forte, insomma, in poche parole. Perché faccio il culo a qualche 125, no, in realtà non voglio niente di troppo spinto, però voglio qualcosa di tanto spinto ma quanto affidabile. Tutto bilanciato deve essere. Io credo tanto in questo progetto, spero che ci crediate anche voi. Mi sento al settimo cielo da un lato, perché sono riuscito finalmente ad acquistare con i miei lindi un nuovo mezzo. Non mi aspettavo che fosse questo mezzo, quindi niente, allo stesso tempo sono tornato anche bimbo.
si può dire ragazzino, 14 anni. Tra l'altro ho anche collaborato con un'azienda che seguo da quando avevo l'HM50 vecchio, quindi cioè, c'è stato tutto questo mare di avvenimenti che mi fa sentire giovane ora che sono vecchio. Niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, il quale sarà probabilmente il video in cui metteremo a posto le prime cosine alla moto, perché se no non riusciamo a sistemarla. Boh, adesso vado a spararmi un secondo. Ciao!